Bentornati su Misao. Ebbene, dobbiamo andare nel giardino assolutamente a vedere che cosa sta succedendo, ma un uccellino mi ha detto come risolvere una cosa. Prima vado a trovare Shimizu, se non vi dispiace, e Toma, che finora è l'ultimo sopravvissuto, dovremmo tenerlo d'occhio un po'. Vediamo che dice, sei chiavi, un bollettino, i gigli, niente, quindi questo è tutto ok. Toma è ancora qua, bravo Toma, fatti il riposino, rimani qui a fare il riposino per piacere. Allora, un uccellino mi ha detto come, aspetta, come recuperare il sale. Beh, mi avevano detto di farlo avvicinare al telefono, che il telefono l'avrebbe fatto fuori. Scusami. Ah, ecco, infatti. Ah, sì, è svenuto. L'ho presa? E ora? E ora? Qua è finito, non posso fare più nient'altro, giusto? Bene. Allora, in teoria, il sale. Salviamo. Mi serve per la bambina del loop. Mi sembra qua. Ma come no? Maledizione, in teoria, qui io dovrei mettere il sale. Mi ha detto sempre l'uccellino. In pratica io non ho assolutamente idea di come risolvere. Vabbè, andiamo da Shimizu, sicuramente lei saprà. Ah, ecco a cosa serviva il trituratutto. Dice di portarlo in cucina e dargli una lavata. In verità, lo portiamo in cucina e lo trituriamo. Salviamo perché non si sa questa donna se mi vede che cosa mi fa. Madonna, mi dispiace, Mandragola, mi dispiace, mi dispiace. Povera Mandragola. Bene, grazie, è stato bello, grazie. Grazie di tutto, guardi, mi ha aiutato un sacco. Porca zoccola. Hideyoshi. Ok. Allora, qua. Lo spirito se n'è andato. Salvo. Oh, abbiamo sbloccato una nuova stanza. E abbiamo sbloccato anche una nuova campanella. Devo comunque dare un'occhiata, ragazzi. Oh, porca zoccola, salve! Qualcosa ha attaccato l'Evil Spirit e l'ha ammazzato. Bene. Nessuno mi ascolta quando suono. Misao, sei sempre tu? Cosa si illumina qua? Porca zoccola, no, no, guarda, non volevo muovermi io. Perché nessuno mi ascolta mai quando suono? Ma che carina, no, ma non volevo, tesoro. Leggiamo così mai, non si sa mai. Ah, ricordi di... Niente, si ricorda di quando lo suonava che non c'era nessuno. Ma sì, sblocchiamo quest'altra morte. Minchia, ma è bravissimo! Adesso arriva la bionda e fa... Che cazzo stai suonando? Ma lo sapevo! Ma secondo te ti fa suonare? Lei vuole suonare e quindi noi l'ascoltiamo. Minchia, cioè rispetto a me però devo dire che Hideyoshi-kun è molto più bravo.
finito. Grazie per aver ascoltato. Ti do il mio tesoro come ringraziamento. Una scatola chiusa. Ma io ho la chiave. Madonna mia, che brutto bug. Mi ha dato una campanella. Mi ha dato una campanella. A che cazzo serve una campanella? Ma che ne so io. Salve, me ne vado. Beh, direi che lui non ha ascoltato. Chiaramente lui non ha ascoltato. No! È proprio andata via. È andato via tutto il corridoio. Che tristezza. Vabbè, l'effetto è un po' debole di quella roba che mi sto portando dietro, la campanellina. Non sarà molto utile portarsela dietro. Solo se funziona solo se è uno spirito molto debole. Va bene. Ebbene. Ho appena salvato. Non credo di doverla usare uno spirito molto debole. Immagino che non sia per te, fanciullino, perché dal come mi hai fatto finire un infarto direi che è uno spirito molto forte. Ma curate ancora lì. Ah, a proposito di curata, che è ancora vivo, parla ancora, quindi è vivo. Qui, episodio 6, io faccio la mia scommessa. Un po' come al Cluedo. Secondo me. Ci sono due opzioni: o Misao si è tolta la vita dopo che nessuno l'ha calcolata, nessuno l'ha aiutata, eccetera, oppure secondo me l'ha ammazzata Kurata. Perché Kurata ci ha dato un bellissimo oggetto in passato, che io dopo sono andata a ricontrollare e ho collegato dopo, che è legato al fetish delle mani. Quindi potrebbe essere lui. Potrebbe esserci lui dietro tutto questo, ma noi tanto. Ah, scusi, un attimo soltanto. Ih, che schifo. Permessa, scusi, grazie. Va bene, qua non si sa, Yoshino. Ma non è che una di queste tombe. Va bene, l'ultima è la mia, quindi non la andiamo a controllare. E andiamo. Cosa c'è? Abbiamo trovato l'altare. Bene, bene, bene. No. Che cazzo vuoi che dia? Ma scusami, io devo fare altra roba. Beh, Tom è ancora vivo, fino a prova contraria. Vediamo. Dov'è? Qua. Queste, bene, sono le nostre chiavi, che mi fanno pensare che qualcosa di bruttissimo è successo, ma ne mancano due, mi mancano due chiavi. E non so come recuperarle. Ma non c'è nient'altro da fare qua dentro. No, raga, che tristezza. Quindi in teoria, dopo la morte di Yoshino, si sblocca l'altare. No, sono sconvolta. Ma quindi significa che io devo fare ancora delle cose qua dentro. Ma io non ho trovato la vernice. Allora, la Warding Bell serve per la vernice. Vabbè, finché Tom è qui, è salvo. 1 hour later. Ma che devo ammazzare Toma? Fatemi capire. Cosa non ho fatto? No, qua era tutto ok. No, qua era tutto ok. Porca zoccola, mi sono dimenticata che si moriva in questo modo stupido qui. Tuttora continua a essere comunque presa di mira dagli stessi infarti che mi hanno ammazzata una volta. No, questi sono gli stinchi, quindi non vanno bene. Forse è qualcosa che non ho fatto in mensa. Qualcosa che ho lasciato giù nello scantinato? Devo andarmi a rifare tutto il basement? La vernice per colorare si può trovare solo. Qui.
Ma dai, che cazzata! Che... No, guardi, guardi, me ne vado, grazie, grazie, grazie! Porca, 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 porca! È andato via? Madonna santa, che è? Inizia a inseguirmi fuori dalle classi. Sì, lei rimanga un attimo là, eh. Allora, devo metterlo nell'ordine corretto. Dove sei? Sto troppo vicina. Puoi andartene per piacere? Te ne vai? Per piacere? Pretty please? No, sei ancora troppo vicina. Brava. Merda. Oh merda, non è questa l'aula. Questa è l'aula d'inizio. Aveva ragione Shimizu e... Ok, aspetta, però che aula era? La 1A, quindi devo trovare la 2A, piazzare nella 2... No, la 2B. Immagino fosse questa. Sì, la terza. Andiamo, andiamo, andiamo. E poi la... Quindi la 2C. Figlia di puttana, una figlia di puttana. Fammi finire sto cazzo di rituale. Ti aspettiamo sulla... Ti aspettiamo su. Sì, arrivo. Un attimo, prima salvo perché... Madonna mia. La scuola sta prendendo una brutta piega. Molto brutta. Molto, molto brutta. Ragazze! No, di nuovo voi. Ragazze, siete ferme. Grazie per i fiori. Abbiamo trovato quello che stavi cercando. Allontanati subito lì. Oh! Oh no! Ma quello è il fiocchetto? È il suo fiocco? Mi fate scappare via, vero? Non mi inseguite, vero? Ma siete dolcissime, grazie ragazze. Ebbene, dopo aver salvato per l'ennesima volta, sono abbastanza sicura che Thomas sia morto. Perché mi manca un ultimo oggetto ed è solo lui quello vivo. Andiamo direttamente da lui, tanto io lo so che lui è morto adesso. È qui. È ancora qui. Ma svegliati, coglione! Il tuo fatto si sta avvicinando. Sono abbastanza sicura che tu debba morire per darmi l'ultimo oggetto. Devo usarlo in un punto dove c'è uno spirito abbastanza debole e interagire nel punto dove c'è lo spirito. Sì, ma in una scuola piena di spiriti, dove cazzo vado? Sono tutti gli effetti personali di Misao comunque gli oggetti, tutti quanti. Maestro, mi dica che cazzo devo farci con sta roba? No, tu mi fai solo salvare, maledizione. Dove cazzo devo andare? Scusate, che succede se io gliele offro? Non hai ancora tutte e sei le chiavi. Ah, cioè, non muoio per aver offerto le sei chiavi che non ho. Devo veramente andare nel basement. A week. No, il basement si è chiuso. E niente, niente basement, ragazzi. Allora, dove cazzo devo andare? Però sto notando che noi abbiamo effettivamente fatto sparire tutti gli spiriti.
Ok, ho provato a darla a Shimizu, casomai era uno spirito anche lei, ma mi sa che è proprio vivissima lei. Lui non si sveglia nemmeno col suono della campanellina. Qualcun altro deve farmi venire un infarto qui? No, perfetto. Questa porta continua a essere sul vuoto. Non oso entrare nell'aula di arte perché immagino che mi ammazzino tutti. Un weak spirit. Allora, facciamo la carrellata. Anako l'abbiamo risolta. Spirit, non mostro. Spirit. Quella sul rooftop l'abbiamo risolta. Io non voglio farlo, ma devo sapere la verità. È rimasto un umore, va bene. Questa stanza è tornata a essere inutile. Ragazzi, non ho assolutamente idea di che cosa debba fare. Allora, ho sbloccato l'altare. Toma è ancora lì. Toma si sta facendo il riposino perché ha optato per quello, ma non riesco manco a svegliarlo. Ho un dubbio. Ragazzi, ho un dubbio. Un dubbio, un dubbissimo. Io spero di stare sbagliando. Ok, non devo ammazzarlo io di botte per svegliarlo. Deve andare in un posto con questo robo addosso, ma dove? Cos'è successo? Lo sapevo che c'era un'altra stanza lì! Porca zoccola, sembra il laboratorio del padre di Aya. Salve. No, no, è proprio del mostriciattolo. Questa è Vega. Indossa un blazer rosso che non. Eh sì, questa è la nostra uniforme. È la roba di Misao? Cosa c'è di qua? Una ragazza dorme qui dentro. Sì, adesso tornerà e lui ci farà fuori. Ciao, io me ne vado. Ciao, ciao. È stato bello? Oddio santo, non mi dire che sto solamente scappando con. Fammi tutti. Non ci credo. È l'elemento dell'uniforme. Ce li ho. Oh, no, ragazzi. Va bene, visto che mi sa che sarà una cosa lunga. No, raga, questo lo facciamo per il prossimo episodio. Il prossimo episodio, raga. Aspettate che vado a salvare. Madonna, non mi venite addosso per piacere adesso, non è proprio il momento perfetto. Ragazzi, nel prossimo episodio io credo che vedremo la fine di questo gioco. Ma Toma è ancora vivo? Com'è possibile sta cosa? Va bene, lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi, ciao ciao!